Salve cari lettori, oggi 6 dicembre andiamo a scoprire il nostro libro. Maria Teresa Valle, acqua che porta morte. Andiamo a leggere la trama. Genova, 21 settembre 1953. La mattina del 21 settembre 1953 Genova si sveglia sommersa da acqua e fango. Il torrente Bisagno è uscito dagli argini allagando i quartieri di Staglieno, Borgo Incrociati, San Fruttuoso, Brignole e arrivando fino a lambire la centrale via 20 Settembre. Impigliati fra i detriti portati dall'acqua, sotto i piloni di Porta Castelfidardo, due cadaveri stanno per essere recuperati dai vigili del fuoco allertati dai cittadini, ma qualcosa attira l'attenzione dei militi. Uno di loro scorge una ferita sospetta su uno dei corpi. Le operazioni di recupero vengono sospese e viene chiamato sul posto dal vicino commissario di San Fruttuoso, il commissario Marino De Luca, che chiede l'aiuto del collega e amico Damiano Flexi Gerardi, meglio conosciuto con il soprannome di Becchino. Servirà per loro l'indagine più delicata e difficile della loro carriera. Il compito per il Becchino sarà reso ancora più arduo dall'essere costretto a indagare in un contesto inusuale per lui, il mondo proletario di una fabbrica in cui lavorano in condizioni pesantissime uomini, ma soprattutto donne. Operaie che non gli risparmiano il loro sarcasmo nel vedere il suo abbigliamento elegante e i suoi modi raffinati. Come riuscirà a ottenere il loro rispetto e a scoprire cosa sia veramente successo a quei corpi senza vita? Tra menzogne, mezze verità, cose taciute, serrati confronti con il collega De Luca, si farà strada nella mente del Becchino la soluzione del caso che, con l'aiuto della cognata Angela, della sua profonda umanità vedrà la sua conclusione insieme a un'importante svolta nella vita del Becchino. Vi faccio rivedere la copertina. Oggi abbiamo Maria Teresa Valle, Acqua che porta morte.